non ha fatto il piano del ritardo dei corsi spiriti della Pitanella e ha fatto la parola a Chiara Colombo che si può vedere da Roma. Organizzatori e ovviamente al forum della gioventù non fosse altro per una questione anagrafica. Io in realtà dico che sono gentili perché temevo di arrivare qui e trovare la solita manifestazione con le mimose e in cui un giorno all'anno ci si ricorda che siamo donne. Invece per fortuna ho trovato tutt'altro e quindi sono veramente molto felice di essere venuta. Ma vedete, sono tante cose, quindi adesso cerco di mettere in ordine le idee e di fare un po' il punto della situazione. Quello che mi preme dire è che io sono stata, ho 25 anni, sono stata eletta in Consiglio regionale del Lazio a 23 anni e sono stata eletta in un listino e in quanto donna e sono contraria ai listini e alle quote rosa. Così abbiamo... Vedete, io vengo da un percorso politico, ho iniziato molto giovane, quindi sono 25 anni, ma sono già 10 anni che faccio politica e questa questione delle donne in politica è ormai, diciamo, all'ordine del giorno da un po' quanto tempo, sicuramente da quando ho iniziato a fare politica io. Ma sono del Popolo della Libertà e non posso fare finta di niente davanti ad alcune scelte che ha fatto il mio partito in alcune occasioni, in cui essere soprattutto, essere donna e essere inserita soprattutto in un listino voleva dire automaticamente far parte della categoria di cui parlava la dottoressa prima. Ecco, come potete immaginare, per chi è donna e invece ha fatto un percorso politico e è stata eletta con gli stessi mezzi, per non fare nomi, di Nicole Minetti, e per non fare nomi, inizia a diventare un problema, perché quando tu entri in un posto e non hai 50 anni, non sei un po' bracchietta, un po' insomma, diciamo sei guardabile e sei giovane, automaticamente non puoi fare politica. Parlare prima dimostrano come a 20 anni si può essere allo stesso livello, anzi forse molto meglio di un uomo. E guardate che qui il capo non è Chiara Colombo o la ragazza del forum della gioventù, c'è un'intera generazione così. E c'è un'intera generazione che ha dei tappi. Allora questi tappi non credo che passino con le quote, perché se noi pensiamo che il risultato finale di fare un Parlamento a quote, quindi la quota giovani, la quota rossa, la quota bianca per i disabili o così via, sia la soluzione della democrazia italiana, ecco, io penso sia completamente il contrario, assolutamente il contrario. Credo che ci voglia una classe dirigente preparata, una classe dirigente che venga a iniziative di questo tipo, che ascolti prima di parlare, perché da alcune cose nascono altri discorsi che dopo vi dirò, che possono essere portati in politica, che noi abbiamo il compito di portare in politica, che noi non dobbiamo fare nient'altro che recepire dal territorio, perché per questo siamo politici in realtà, per rappresentare chi normalmente ci dovrebbe aver votato, ma anche lì poi si avrebbe una fantastica diatriba sulle differenze, quindi meglio che non vedere lo sull'imbattone fatto dal governo avanti, quindi lascio stare questo argomento perché è meglio. Però c'è una cosa, mi dispiace che è andata via la ragazza perché glielo volevo chiedere, sul video che ho visto, un video bellissimo, un video sul quale non mi accorgo di una mente, insomma non è che sia proprio simpatico, che vi rappresenti come donna non fosse altro perché è un fanzinello anti-italiana, ma c'è una cosa che vorrei chiedere, perché vedete ho sentito che la ragazza mentre lo spiegava diceva che il problema è che spesso non si può mettere una maglietta a scuola perché il tuo fidanzato non vuole, però poi nel video si attaccavano quelle pubblicità che per una mozzarella mettevano insomma in bella mostra un seno che poi non ho ben capito il paragone o insomma l'astrologismo. In ogni caso lì nasce la mia domanda, insomma in questo video una Margherita Hack o qualunque altro tipo di donna che è venuta dal 68 ha o non ha un senso? Perché vedete ci sono delle cose che hanno un valore universale come ad esempio la grande vittoria del diritto al voto per le donne, ma ci sono poi altre cose che credo che nel tempo siano degenerate fino a
E allora forse in alcuni casi siamo noi, per prime, a dover essere attenti a come ci poniamo. Noi per prime a non dover mettere troppo all'eccesso, perché guardate, c'è una cosa, quando, insomma, qua ci sono un sacco di ragazze, quando conoscete un ragazzo, ovviamente la prima cosa che guarda il ragazzo è se siete carine o non siete carine, se gli piace, se non gli piace, ma poi per un rapporto vero c'è bisogno di qualcos'altro. E allora forse noi dovremmo lasciar scoprire un po' di più quello che siamo. E ve lo dico perché prima ci pensavo a una... un consigliere di varietà, consigliere di varietà che era qui prima, un consigliere di varietà donna ovviamente, ma quando è che avremo un consigliere di varietà uomo? Cioè, perché è fantastico essere per forza al femminile e non al maschile? In realtà parità è parità, è senza, cioè, senza sesso, senza genere, come lo volete chiamare, però è parità nella partenza, non nel punto d'arrivo, perché io non voglio che ci siano lo stesso numero di donne in realtà, io voglio che ci siano le stesse possibilità per gli uomini e per le donne di concorrere, di arrivare a quell'obiettivo, perché altrimenti, cioè, che sia, ci siano delle quote che dicano top donne, top uomini, o che ci sia la... la possibilità di fare delle liste dove il 50% è uomo e 50%... Qual è meglio? Io credo che sia meglio per una donna misurarsi con quello che vale e misurarsi con le stesse armi, ma non con un risultato già scritto, perché dov'è il bello di una sfida così? Io non lo vedo, oggettivamente non lo vedo. E quindi mi auguro un giorno di poter tornare qui e trovare un consigliere di varietà uomo, così come in tutta Italia. Noi in Regione Lazio ci stiamo occupando di una riforma dei consultori. Credo che potrebbe essere una buona idea, o perlomeno a me l'avete fatta venire la rivolterò alla Regione, quindi poi vi faccio sapere come va a finire, che in una riforma dei consultori si possa immaginare uno spazio apposito per uno sportello antiviolenza. Perché nella maggior parte dei casi una donna quando va nel consultorio va a cercare aiuto o comunque supporto, e allora perché non immaginare uno spazio lì dentro? Io in Regione Lazio ci provo, poi vi faccio sapere come va a finire, perché questa idea me l'avete fatta venire voi, quindi è così. E l'ultima delle cose che volevo dire, poi lascio perdere perché insomma se no veramente mi dediamo all'infinito, è che c'è una cosa che è emersa su tutte e che è una battaglia che dobbiamo portare avanti a tutti i livelli e a nelle categorie, nelle associazioni, nei sindacati e soprattutto in politica, ed è la sfida di questo decennio, penso, temo che sia tutto un decennio, però speriamo di questo decennio, ed è la conciliazione tra maternità e lavoro. È l'unica cosa che può, l'unica, veramente l'unica cosa che può permettere alla donna di avere le stesse possibilità di un uomo, ma allo stesso tempo di mantenere la parte più bella, che è quella di una donna, che è quella di essere anche madre e moglie, e di poter avere le stesse possibilità di nuovo quando si tratta di lavoro, quando si tratta di cooperanti, quando si tratta di volontari, quando si tratta di qualsiasi tipo di approccio che la donna può avere con la società. C'è solo questa, la sfida di questo momento penso sia unicamente la conciliazione tra la maternità e il lavoro, con i nidi nelle aziende e con i nidi nelle aziende, con gli assegni di maternità e con gli assegni di maternità. Cambiamo l'agenda politica di questo paese, mettiamo al primo punto all'ordine del giorno questo, perché se sarà così saranno in due a poter lavorare dentro casa, l'economia comincerà a girare e nessuno avrà più paura di mettere al mondo un bambino. Ringraziando le donne per quell'insieme che sono, e quindi madre, moglie, lavoratrice, spesso precaria e consacrata a quello che sia, e portando tre esempi di donne. Oggi è il 53° anniversario dell'occupazione di Lata e molte parti d'Italia si stanno facendo delle manifestazioni per chiedere che il Tibet venga liberato. Una delle ultime donne che si è immolata per questa causa aveva 18 anni e si è ammalata la settimana scorsa per chiedere di essere libera. Io credo che anche per quelle donne noi dobbiamo combattere qui in Italia. Credo che dobbiamo combattere anche per le cooperanti che hanno deciso, ad esempio, come Rossella Urro, utilizziamo questo posto anche per una famiglia. La famiglia è il servizio di un popolo che non è nemmeno il loro, ma lo fanno per amore. E credo anche, perché me ne hanno raccontato la storia, di dover ringraziare, di dover portare come esempio il mamma Corrado, il Maruso, che sta qui con noi questa volta.